leyeron los tres primeros versos. Uno, Apocalipsis 1, versículo 1, versículo 3. Leyamos fino al versículo 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Revelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servano le cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino. Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Que Dios les bendiga. Tomen asiento. Estamos hablando siempre del libro de Apocalipsis. Estamos hablando siempre del libro de Apocalipsis. Habíamos notado que es un libro profundo. Vimos que es un libro profundo. Es un libro que si voleva los profetas. Es un libro que se necesitan de los profetas. A fin que lo possiamo capire. Para que lo entendamos. Habíamos dicho que la palabra Apocalipsis. Y dijimos que la palabra Apocalipsis no significa catástrofe como el mundo la ha dicho. No significa catástrofes como el mundo lo hizo. La palabra Apocalipsis. No lo piensa, pero la palabra Apocalipsis significa revelación. Significa revelación. La revelación viene a la fin del percorso. La revelación viene al final del camino. En modo que la cosa que Dios revela. De manera que lo que Dios revela. Ahora Dios lo revela solo cuando ha finito de farlo. Dios lo revela cuando Él lo ha terminado de hacer. Porque un vero comandante. Porque un verdadero comandante. Un vero general. Un buen general. No revela su piano de guerra mientras la guerra en corso. No revela su plan de guerra mientras está en ella. Exactamente, cuando los americanos hacían la guerra contra los japoneses. Cuando los estadounidenses hacían guerra contra los japoneses. Habían usado un cierto tipo de lenguaje. Ellos usaron un cierto lenguaje. Y cuál tipo se llama el lenguaje de Apache. Y ese lenguaje es el lenguaje de los Apache. Y los japoneses no riuscivano a capir quel linguaggio. Y los japoneses no lograban entender ese lenguaje. Los americanos usaban quel tipo de lenguaje fino a vincere la guerra contra los japoneses. Los americanos usaban ese lenguaje hasta vencer ellos contra los japoneses. Ma dopo que hanno vinto la guerra. Pero cuando habían vencido. Allora hanno rivelato come hanno fatto. Ellos revelaron cómo lo habían hecho. Dunque la cosa que si fa. Entonces lo que se hace. Si fa cuando voy finite de fare la cosa. Se hace cuando ustedes terminan de hacer lo que han hecho. Es un libro molto profundo. Y es un libro muy profundo. William Branham. Ha voluto que questo libro sea capito correctamente. Quiso que este libro fuera entendido bien. Porque en la lista de los profetas. Porque en la lista de los profetas. Lui es el último mensajero. Era el último mensajero. Y el último mensajero debe revelar todo el piano de Dios. Y el último mensajero tiene que revelar todo el plano de Dios. Y son de las cosas que decimos que voy a tener en la vuestra mente. Y esto que decimos, ustedes tienen que tenerlo en su mente. Que Dios, todo lo que revela. Que todo lo que Dios revela. Vuole dire que lo haya fatto. Es porque Él ya lo hizo. Tutto quello che Dio ha rivelato, todo lo que Dios ha revelado. Dio l'ha già fatto. Dios ya lo hizo. Non è che lo rivela e poi lo farà. No es que Él lo revela y después lo hace. No, l'ha fatto e poi lo rivela. Él lo hace y luego lo revela. E questo è il piano di Dio. Y ese es el plano de Dios. Habíamos dicho domenica scorsa. Y el domingo pasado. Que se fue vedete anche la posición del libro de Apocalipsis. Que si ustedes ven la posición del libro de Apocalipsis. El último libro de la Biblia. Que es el último libro de la Biblia. Lo llaman el libro de la revelación. Y lo llaman el libro de la revelación. Porque es el libro que revela todo lo que Dios ha iniciado de la Génesis. Vino al Apocalipsis. Porque es el libro que revela todo lo que Dios hizo de Génesis hasta Apocalipsis. Revela quién es Satanás. Revela quién es Satanás. Revela la su fin, el infierno, todo.
revela su final, el infierno y todo. Ma questo libro ha un piano. Pero ese libro tiene un plan. Perché se voi non capite il piano del libro di Apocalisse, porque si ustedes no entienden el plano del libro de Apocalipsis, va a finire che me metterete alcuni capitoli a posto dell'altro. Sucede que ponen unas partes de la escritura en lugar de otras. Alcuni avvenimenti a posto de altri. O algunos sucesos en lugar de otros. Ci sarà una confusione terribile. Y habrá una gran confusión. E quando abbiamo parlato del verrà con le nuvole. Cuando hablamos acerca de que él vendrá con las nubes. Abbiamo cercato di dire che cosa è una nuvola. Tratamos de decir lo que era una nube. E abbiamo visto che una nuvola è un uomo. Y vimos que una nube es un hombre. Y el vero uomo es una nuvola. El verdadero hombre es una nube. Es de quella nuvola que ha preso i 16 elementi. Y es esa nube que tomó los 16 elementos. E abbiamo spinto più avanti. Y fuimos más adelante. E abbiamo visto quello che è successo sulla montagna della trasfigurazione. Y vimos lo que pasó en la montaña de la transfiguración. E sulla montagna della trasfigurazione. Y en la montaña de la transfiguración. Abbiamo cercato di far vedere che cosa è successo là. Vimos lo que había pasado ahí. E voglio aggiungere qualcosa questa mattina prima di parlare del piano del libro. Y quiero añadir algo hoy antes de hablar del plano del libro. Dove fratello Branham dice qualcosa qui. Donde hermano Branham dice algo. Nelle sette epoche della Chiesa. En las siete edades de la Iglesia. Ascoltate il vostro profeta. Escuchen a su profeta. Sempre che cercherò di risolvere questo problema. Siempre voy a tratar de resolver este problema. Apocalipsis 7 epoche. En las siete edades. Parágrafo 58. Del parágrafo 58. William Branham dice quanto segue. William Branham dice lo siguiente. Ora. In Matteo 16, 28. In Matteo 16, 28. Preludendo Matteo 17, 1 a 13. Viendo Matteo 17, del 1 al 13. Gesù aveva detto. Gesù dijo. Alcuni di coloro che sono qui presenti. Algunos de los que están acá presentes. Non moriranno prima di aver visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. No morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. E i tre apostoli. Los tres apóstoles. I tre apostoli. Los tres apóstoles. Che cosa hanno visto? ¿Qué vieron ellos? I tre apostoli. Los tres apóstoles. Videro exactamente. Vieron exactamente eso. La maniera della sua seconda venuta. La manera de su segunda venida. I tre apostoli. Los tres apóstoles. Hanno visto come Gesù verrà la seconda volta. Vieron cómo Jesús vendría la segunda vez. Essi lo videro trasfigurato. Ellos lo vieron transfigurado. Lassù in cima alla montagna. Allá encima del monte. La sua veste era di un bianco sfolgorante. Su vestidura era blanca resplandeciente. E il suo viso risplende come il sole nel suo zenit. Y su rostro resplandecía como el sol en su zenit. E lì. Y ahí. Mentre lì apparve. Él apareció. De ambos lados estaban Moisés y Elías. De un lado y del otro estaban Moisés y Elías. Esto es exactamente como él verá de nuevo. Y eso es exactamente como él vendrá de nuevo. Dunque, sulla montaña de la transfiguración. Entonces, en la montaña de la transfiguración. Hanno visto la segunda venida de Cristo. Vieron la segunda venida de Cristo. Como él verá. Cómo él vendría. Si Cristo debe retornar la segunda volta. Si Cristo tiene que volver la segunda vez. Él debe venir como en Mateo 17. Él tiene que venir como Mateo 17. Él verá así. Él vendrá de esa manera. Un Jesús transfigurado. Jesús transfigurado. Elías y Moisés. Elías y Moisés. Y 144.000. Y los 144.000. Esto es la segunda venida. Esa es la segunda venida. Y habíamos hablado bastante de esto. Y hemos hablado ya suficiente. E io so che quando arriveremo su Apocalisse capitolo 7. Y sé que cuando lleguemos en Apocalipsis 7. Que trata principalmente de 144.000. Que habla principalmente de los 144.000. Sapete che Apocalipsis 7 parla de 144.000. Saben que Apocalipsis 7 habla de los 144.000. L'avete letto nella Bibbia? Lo han leído. Lo leggiamo un attimo. Leámoslo hoy. Poi, quando arriveremo lì? Y cuando lleguemos ahí. Daremos un poco más de detalles. Vamos a dar más detalles.
Apocalisse 7. Apocalisse 7. E dopo queste cose, después de esto, vidi quattro angeli. Quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra, in pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, e trattenevano i quattro venti, che detenían los cuatro vientos. I venti nella Bibbia che cosa sono? Che sono los vientos en la Biblia? Le guerre, okay. I quattro venti della terra, los cuatro vientos, perché non soffiasse il vento sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Para que no soplara viento en la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Versetto 2. El 2. Poi vidi un altro angelo, vi también a otro angelo che saliva dal sole levante, che subía de donde sale el sol, il quale aveva il sigillo di Dio, el cual y tenía el sello del Dios vivo. Il sigillo di Dio che cos'è? ¿Cuál es el sello de Dios? Lo Spirito Santo. Es el Espíritu Santo. Dunque c'è un angelo. Entonces, hay un che aveva il sigillo di Dio nelle sue mani. Che tenía el sello de Dios en su mano. È un angelo che cos'è? Un ángel que es un mensajero. Es un mensajero. Dunque c'è un mensajero. Entonces hay un mensajero que aveva il sigillo di Dio nelle sue mani. El que tenía el sello de Dios en su mano. Per fare che cosa? Para hacer el qué? Aveva il sigillo del Dio vivente. Tenía el sello del Dios viviente. E gridò a gran voce. Y clamó y clamó a gran voz. Ai quattro angeli. A los cuatro ángeles. Ai quali era stato dato di danneggiare la terra e il mare. A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Dunque c'erano quattro angeli. Entonces habían cuatro. A chi fu dato il potere di danneggiare la terra e il mare. Que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ma c'è un altro angelo. Pero había otro ángel. Che teneva il sigillo di Dio. Que tenía el sello de Dios. E quell'angelo ha detto no, quattro angeli fermatevi. Y ese ángel detuvo a los cuatro ángeles. Aspettate perché c'è un lavoro da fare prima che la terra sia distrutta. Le dijo de esperar porque tenía un trabajo que hacer antes que fuera destruida la tierra. E dicendo no danneggiate la terra. Diciendo no hagáis daño a la tierra. Né gli alberi. Ni a los árboles. Finché non abbiamo segnato i segni del nostro Dio sul loro fronte. Hasta que hayamos sellado en su frente los siervos de nuestro Dios. E allora qui ci hanno dato la lista dei servi di Dio. Y aquí nos habla, nos dieron la lista de los siervos de Dios. Che sono i 144.000. Que son los 144.000. Noi non siamo i servi di Dio. Nosotros no somos los siervos de Dios. Israel è il servo di Dio. Israel es el siervo de Dios. Ma noi siamo la sposa di Cristo. Pero nosotros somos la esposa de Cristo. E per questo che i 144.000. Por eso es que los 144.000. Sono i guardiani del trono. Son los guardias del trono. Devono proteggere il trono dove la sposa è seduta. El trono donde está la esposa sentada. È chiaro? Está claro. Dunque, se noi non abbiamo il piano del libro, si no tenemos el plano del libro, allora faremo tante confusioni leggendo il libro di Apocalisse. A hacer mucha confusión leyendo el libro de Apocalipsis. E allora oggi parleremo del piano del libro. Y hoy vamos a hablar del plano del libro. Yo he messo, he tentado de hablar un poco de la montaña de la transfiguración. Traté de hablar sobre la montaña de la transfiguración. Per farvi vedere come él verá. Para mostrarles cómo él vendrá. Ma sarà più approfondito 144.000 cuando arriveremo a Apocalipsis 7. Pero vamos a entrar más en profundidad de los 144.000 cuando lleguemos a Apocalipsis 7. Ma parleremo di questo, non vi preoccupate. Pero vamos a hablar de eso, no se preocupen. Oggi parleremo del piano del libro. Hoy vamos a hablar del plano del libro. E Giovanni, ¿cuándo? Era sull'isola di Patmos. Estaba en la isla de Patmos. E sull'isola di Patmos. Y en la isla de Patmos. Gesù gli ha rivelato quello che doveva succedere. Jesús le reveló lo que debía pasar. E voi vedete che quando la cosa lui rivelava il piano. Y verán que cuando él revelaba el plano. Tutto è rivelato in simboli. Todo fue revelado en símbolos. Tutto è rivelato in simboli. Todo fue revelado en símbolos. Tutto in simbolo. Todo en símbolo. Vedete un cavallo bianco. Verán que hay un caballo blanco, un ángel que vola, un ángel que vuela, un caballo que vola, un caballo que vuela, come gli scorpioni, los escorpiones, un caballo que il fuoco esce dalla sua bocca, hay un caballo que sale fuego de su boca, una donna che sta nel sole, una mujer que está en el sol, e con la luna sopra la luna sotto i piedi e il sole sopra, tante cose, con la luna bajo y el sol por encima, hay muchas cosas. Es solo de las cosas que son messi lì come simboli.
y son cosas que están puestas ahí como símbolos. E durante l'epoca della chiesa, durante las edades de la iglesia, gli uomini hanno cercato di interpretare queste cose. Los hombres trataron de interpretar esto. Ma alla fine dell'epoca, pero al final de las edades, dobbiamo avere la vera rivelazione. Hay que tener la verdadera revelación. E oggi parleremo del piano del libro di Apocalisse. Y hoy vamos a hablar del plano del libro de Apocalipsis. Allora, vediamo un po' come l'ha diviso fratello Branham il libro di Apocalisse. Y miremos cómo lo dividió hermano Branham el libro de Apocalipsis. Perché se noi non riusciamo, porque si no logramos a mettere ogni cosa al suo posto, poner cada cosa en su lugar, la sposa lo metteremo nella tribolazione. La esposa estará en la tribulación. E metteremo Israel nella gloria. Pondremos a Israel en la gloria. Dobbiamo mettere ogni cosa al suo posto. Hay que poner todo en su lugar. E dobbiamo sapere quando e che i sigilli sono aperti. Y hay que saber cuándo los sellos son abiertos. Quando i sigilli sono aperti, dove si trova la sposa? Cuando los sellos son abiertos, ¿dónde se encuentra la esposa? In che momento i sigilli sono aperti? En qué momento los sellos son abiertos? La Bibbia è un piano di guerra. La Biblia es un plano de guerra. È il piano di guerra di Dio. Y es el plano de guerra de Dios. Voi dovete conoscere il piano ora che la guerra è finita. Ustedes tienen que conocer el plano cuando la guerra ha terminado. Come ha vinto la guerra Dio? ¿Cómo él ganó esta guerra? Come ha fatto a vincere questa guerra? ¿Cómo hizo para ganar esta guerra? Allora lui ci dirà, per vincere questa guerra ho fatto così, ho fatto così. Y él nos dirá que para vencer esta guerra él hizo de esta manera y de la otra. Sapete, a mí me piace guardare le strategie dei grandi generali che hanno vinto grandi guerre. A mí me gusta ver la estrategia de los generales grandes que han vencido en guerras. Perché se guardate nella storia, porque si ven en la historia, e leggete la storia di Alessandro il Grande, tutti Giulio César e tutte quelle si persone. Si la storia di Alessandro il Grande, di Giulio César e tutti ellos. Avevano delle strategie di guerra. Tenían estrategias de guerra. E che loro mettevano in posto per vincere le guerre. Que ellos las operaban para ganar la guerra. Ma dopo che la guerra è vinta. Pero cuando la guerra era vencida. E dicono, ma Giulio César, come hai fatto a vincere questa guerra? Decían, ¿cómo hiciste para ganar esa guerra? Noi eravamo 10.000. Nosotros éramos 10.000. Loro erano un milione. Ellos eran un millón. E come hai fatto a vincere? ¿Y cómo hiciste para ganar? E lui dirà, ho fatto così e ho fatto questo. Y él dice, hice esto, lo otro, y después hice esto. Ed è la stessa cosa che Dio ha fatto. Y es lo mismo que Dios hizo. Dio aveva messo Adamo e Eva in Eden. Dio puso a Adán y Eva en el Edén. E Dio ha detto, Dio ha predicato. Y Dios predicó. E ha detto a Adamo. Y le dijo a Adán. Il giorno in cui mangerai l'albero. El día en que tú comas del árbol. Tu morirai. Ese día morirás. Satana era lì. Y Satanás estaba ahí. Lucifero era in Eden. Lucifer estaba en el Edén. Ha ascoltato quella predicazione di Dio. Escuchó esa predicación de Dios. E Lucifero sa che quando Dio parla, Dio la tiene. Y Lucifer sabe que cuando Dios habla, él lo cumple. Allora Lucifero dice, allora devo fare di tutto per far cadere il figlio. Entonces Lucifer dijo que iba a hacer de todo para hacer que los hijos de Dios fueran pues sí, Dios pasará via Adamo de la tierra. Y así Dios correría a Adán de la tierra. Lucifero ha ascoltato questa predicazione. Lucifer escuchó esa predicación. Ma c'è qualcosa che Dio non ha detto predicando. Pero había algo que Dios no dijo. Predicando. Non ha rivelato l'esistenza di un agnello. No reveló la existencia de un cordero. Porque Satanás no conocía al agnello inmolado. Porque Satanás no conocía el cordero inmolado. No sabía que Dios había de la su mente que a la caduta de Adán uscirá el agnello. No sabía que Dios tenía en su mente que cuando Adán caería, él sacaría el cordero. Allora Satanás ha fatto di tutto. Y Satanás hizo de todo. Per far cadere Adamo nel peccato. Para hacer caer a Adán en el pecado. Ahora aspettava che Dio distrugge Adamo. Y ahora Dios tenía que destruir a Adán. Dio viene. Y Dios viene. In vez de distruggere Adamo. Y en vez de destruirlo. Ha tirato fuori l'agnello. Sacó el cordero. E Satanás dirà, ah, questo non lo sapevo. Y Satanás dice, eso no lo sapevo. Un vero generale. Un buen general. No rivela el piano. No revela su plan. Ma lo rivela al fin. Pero lo revela al final. No dice le cose. No di... Fratello Grande dice, se volete. Hermano Grande dice que si ustedes quieren hacer algo. La miglior cosa da fare. Lo mejor que ustedes tienen que hacer. Es di non dire a nessuno. No se lo digan a nadie. Perché appena tu lo dici. Porque cuando tú lo dices. Satanás lo sa. Satanás lo sabe. E ti metterà bastone nelle ruote. Y te va a poner tropiezo por todo lado. Allora, el piano del libro. Y
y el plano del libro. Il libro ha un piano. El libro tiene un plano. Ogni libro, ogni cosa che fa Dio ha un piano. Cada cosa que Dios hace tiene un plano. E se noi non seguiamo il piano del libro, y si no seguimos el plano del libro, allora che cosa ci troveremo a fare, fratello Mosè? Che vamos a hallarnos haciendo? Troveremo l'albero. Hallaremos un árbol. E la mucca sarà sopra l'albero per mangiare, vero? Y una vaca comerá encima del árbol. Ma la mucca non può stare sopra l'albero, pero vero? La vaca no puede estar en el árbol. Deve stare giù. Tiene que estar abajo. Perché se la mucca sta sopra l'albero c'è qualcosa che non va. Porque si la vaca está encima del árbol hay algo que no va. Allora dobbiamo fare di tutto. Hay que hacer de todo. Affinché la mucca. Para que la vaca. Sta giù. Tanto la mucca non può salire sopra l'albero. Más, la vaca no puede subir al árbol. Solo en el film o en el cartel animado que fanno ver una mucca que vola sopra el árbol. Son los dibujos que le muestran una vaca que vuela en el árbol. Ma una mucca no può salir sopra el árbol. Pero una vaca no puede subirse a un árbol. Dios la ha fatto para estar en la tierra. Dios la hizo para que caminara en la tierra. No es un uccello. No es un pájaro. No tiene alas. No tiene alas. Dunque dobbiamo fare tutto correttamente. Entonces hay que hacer todo bien. E William Branham dice questo. Y William Branham dice lo la siguiente. Prima cosa che noi dobbiamo capire. Lo primero que hay que entender. Il piano del libro. El plano del libro. Io l'ho scritto così e poi leggeremo fratello Branham. Yo lo escribí así y luego vamos a leer al hermano Branham. William Branham ha fatto così. William Branham lo hizo de esta manera. De Apocalipsis 1. Dice de Apocalipsis 1. Fino a Apocalipsis capítulo 3. Hasta Apocalipsis 3. Abbiamo la chiesa. Tenemos a la iglesia. Stiamo parlando solo della sposa di Cristo. Estamos hablando solo de la esposa de Cristo. Lì mettiamo solo i sette candelabri d'oro. Ponemos ahí solo los siete candeleros de oro. E Apocalipsis capítulo 4. Y Apocalipsis 4. La chiesa è rapita. La iglesia es raptada. Perché se voi leggete Apocalipsis capítulo 4. Porque si ustedes leen Apocalipsis 4. Mentre ci siamo, prendiamo la Bibbia e leggiamo Apocalipsis. Tomamos la Biblia en Apocalipsis 4. Anche questo ci aiuterà. También esto nos ayuda. Sapete che cosa fanno gli agnelli? Saben qué hacen los corderos. Un agnello, quando mangia. Che cosa fa dopo? Che hace él después? Va a correre. Corre. Che cosa fa l'agnello dopo che ha finito di mangiare? Voglio vedere se vuoi che. Che hace il cordero después che termina di comer? Rumina. Ma dove rumina? Dove? Correndo. Rumina corriendo. Dove va l'agnello per ruminare? Quando l'agnello finisce di mangiare. Quando il cordero termina di comer. Mangia. Come, come. Quando finisce di mangiare. Quando termina di comer. Cerca un albero. Busca un albero. Si mette sotto l'albero. Se pone bajo l'albero. Si riposa. Se descansa. E fa ritornare tutto il cibo in bocca. E saca tutta la comida alla bocca. Perché la prima volta lo mangia veloce. Perché la prima volta lo come rapido. Ma la seconda volta. Però la seconda volta. Fa ritornare tutto il cibo. È naturale, non so se l'avete già visto. Saca tutto l'alimento. Lo fa ritornare, lo saca de nuevo e comincia a masticare piano piano ora. Y empieza a masticar despacio. E quello che non va lo mette fuori. Y lo que no está bien lo bota. E quello che va bene lo lascia scendere dentro. Y lo que está bien se lo traga. Questo è la natura. Esa es la naturaleza. E Dio ci ha paragonato agli agnelli. Y Dios nos tipificó a los corderos. Vuole dire che quando noi ascoltiamo la parola di Dio. Quiere decir que cuando escuchamos la palabra de Dios. Dopo dobbiamo sedersi nella tranquillità delle nostre case. Hay que sentarnos en la tranquilidad de nuestras casas. Riprendiamo tutte queste cose. Tomamos estas cosas. E le studiamo più profondamente. Sí, las estudiamos en profundidad. E nel dettaglio. En detalle. In modo che quello che noi riusciamo a vedere chiaro lo mettiamo un po' da parte. De manera que lo que no podemos ver claro lo ponemos de un lado. Quello che è più chiaro lo lasciamo scendere direttamente. Lo que es claro lo dejamos bajar directamente. È così che vive un agnello. Así es como vive un cordero. E Dio ci ha paragonato agli agnelli di Dio. Siete corretto. De Dios, es correcto. Dunque dovete fare queste cose qua. Entonces tienen que hacer eso. Non passare sempre il tempo in aria. No pases tu tiempo viendo el aire. Ma a studiare la parola di Dio. Pero estudia la palabra de Dios. A approfondire queste cose. Entra en profundidad en esto. A guardare, ma come mai queste cose? Prendam, le ha detto così, qua ha detto così, qua ha detto così. Diga, come così? El profeta dijo esto, lo otro, y aquí dice esto. È la cosa che deve preoccupare. Eso es lo que debe preoccupare.
salvar sus corazones. Allora, siamo in Apocalisse capitolo 4. Y estamos en Apocalipsis 4. La chiesa è rapita. La iglesia ya raptada. Allora, leggiamo un po' Apocalisse capitolo 4. Apocalipsis 4. Dopo queste cose, después de esto, dopo che cosa? Después de qué? Dopo queste cose, después dopo qué? Cosa, de qué cosa? Vi faccio la domanda. Voi siete lettori del messaggio, rispondete, dopo queste cose, ora facciamo un po' di sforzo, dopo queste cose, dimmi, dopo le sette epoche della Chiesa, dopo queste cose, dopo le sette epoche della Chiesa, ecco una porta aperta nel cielo. He aquí una puerta abierta en el cielo. Voy a ver que ya han visto una puerta en el cielo. Ustedes han visto una puerta en el cielo. Tanto para comenzar el cielo no es ahí. Para empezar el cielo no es arriba. ¿Y cielo qué cosa es? ¿Qué es el cielo? Según William Marion Branham. La palabra. Es la palabra. Una puerta fue abierta en el cielo. Una puerta fue abierta en el cielo. ¿Y según la Biblia qué cosa es una puerta, sorella Yolanda? ¿Y qué es la Biblia según una puerta? Lo sai, lo so che lo sai. Lo so che lo sapete. La porta. Lo sapete che è la porta? Un uomo. È un uomo. Perché Gesù ha detto io sono la porta. Perché Gesù dijo io sono la porta. È chiaro? Sta chiaro. Gesù ha detto io sono la porta. Gesù dijo io sono la porta. Io sono la porta della, come si, dell'Oriente. Io sono la porta del Redil. E William Branham dice quando sono andato nei paesi dell'Oriente. Branham dice che quando lui fue a los países del Oriente. Ho notato che ci sono tanti diversi tipi di pastori. Vio che había diferentes tipos de pastores. L'avete letto o l'ha raccontato in tanti opuscoli? E lo contò in molti messaggi. Ha detto ci sono i pastori di maiale. Stanno i pastori di cervi. I pastori delle mucche. Los pastores de la vaca. E poi ci sono i pastori degli agnelli. Y después los pastores de los corderos. E William Branham dice che la sera. Branham dice che la noche. I pastori delle, dei maiali. Los pastores de los cerdos. Porta i maiali in mezzo al campo e le lascia lì e va a casa. Lleva los cerdos al campo y los deja ahí y se va para la casa. I pastori delle mucche le lascia in mezzo al campo e va a casa. El pastor de la vaca la deja en el terreno y se va a la casa. Ma i pastori degli agnelli. Pero el pastor de los corderos. Lui non fa come gli altri pastori. No hace como los otros pastores. Fa entrare tutte le pecore nella stanza. Él hace entrar a las ovejas al cuarto. E si corica davanti la porta. Y se acuesta delante de la puerta. E diventa la porta lui stesso. Y él mismo se hace la puerta. In modo che nessuno, se dovete entrare, dovete passare per lui. De manera que si tienen que entrar, tienen que pasar por él. E per questo che Gesù dice, io sono la porta. Por eso Gesù dijo, yo soy la puerta. Avete, se avete l'occasione di ascoltare Apocalisse capitolo 1, prima parte o seconda parte. Si pueden escuchar Apocalisse 1, prima parte o seconda parte. Branham ha trattato di tutte queste cose qua. Branham ahí habló de todo esto. La porta è un uomo. La puerta es un hombre. Una porta fu aperta nel cielo. Dice che una puerta fu aperta nel cielo. Vuole dire che c'è stata una. Cristo si è rivelato ora di più. Quiere decir que Cristo se reveló más. Visto che una porta aperta nel cielo è la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba. E qui una puerta aperta nel cielo è la prima voce che voy a hablar come di trompeta. Sali qua su. Hablando conmigo dijo, e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dunque Giovanni. Entonces Juan. La sposa. La esposa. Perché William Branham dice che Giovanni rappresenta la sposa. William Branham dice que Juan representa la esposa. Giovanni fu rapita. Juan fue raptado. Ma il mondo non finisce dopo il rapimento. Pero el mundo no termina después del rapto. Perché è stato detto a Giovanni. Porque fue dicho a Juan. Sali qua su. Sube arriba. E io ti mostrerò. Y yo te mostraré. Le cose che devono venire. Las cosas que deben suceder. Dunque mentre la sposa è nella gloria. Y mientras la esposa está en la gloria. Qualcosa sta succedendo ancora sulla terra.
Algo está pasando aún en la tierra. Non so se mi seguite. Non so se mi seguite. E Giovanni è salito per vedere queste cose. E Juan subiò per vedere tutte queste cose. Per vedere quello che succedeva. Per vedere lo che passava. Quello che doveva succedere. Lo che tenía che passare. Dopo queste cose. Después de estas cosas. Dopo le epoche della Chiesa. Después de las edades de la Chiesa. Una porta fu aperta. Una puerta fu aperta. Nel cielo. En el cielo. E Giovanni fu rapita. Juan fue raptado. E William Branham dice, ¿cuál es la voz? Y Branham dice, ¿cuál es la voz? Que ha dicho a Giovanni, sal y cuaso. Que le dijo a Juan, sube aquí. Hola. Dobbiamo predicare la parola. Tenemos que predicar la palabra. La voz. La voz. William Branham dice, se volete capire la voz. Branham dice, si quiere entender la voz. Que ha parlato en Apocalipsis 4. Que habló en Apocalipsis 4. E ha detto a Giovanni, sali qua su. Y le dijo a Juan, venga aquí arriba. Branham dice, è la stessa voce. Branham dice que es la misma voz. Di cui Paolo. De la cual Paolo. Parlava in 1 Tessalonicesi capitolo 4, se mi ricordo, non so. Parlava in 1 Tessalonicesi 4. Lo cerchiamo insieme, là è detto dove c'è la voce dell'arcangelo. È la stessa voce. Es la misma voz. Non so se mi seguite. No sé si me es la misma voz. Es la misma voz. Lo troviamo insieme en un Tessalonicesi dove è parlato di. En primera de las Tessalonicenses. Se lo trovate prima di me, mi dice dove è parlato di. Prima che Gesù viene ci sarà la voce, la tromba. Prima di Tessalonicesi 4:16. Ah, 4:16. Ok. 1 Tessalonicesi 16. 4:16. Prima di Tessalonicesi 4:16. Perché il Signore stesso. Perché il Signore mismo. Con un potente comando. Con voce di mando. E con voce di arcangelo. Con voce di arcangelo. Vedete la voce d'arcangelo? La voce di mando. William Branham dice che se cercate la voce che ha parlato a Giovanni, si busca la voce che gli parlò Juan, è la stessa voce di cui Paolo parlava. È la misma voce della che Paolo parlava. E Paolo qui parlava del rapimento. E Paolo acá parlava del rapto. E qua pure Giovanni è rapita con la stessa voce. E qui Juan también è raptato con la misma voce. E Giovanni era sull'isola di Patmos. E Juan stava nella isla di Patmos. E sull'isola di Patmos Giovanni è stata rapita. E nella isla di Patmos è stato rapito. Ma Giovanni era sull'isola di Patmos. Pero Juan stava nella isla di Patmos. Lo vedevano che girava. Lo miravano a él che stava lì. Ma Giovanni era nella gloria. Pero Juan stava nella gloria. E Giovanni poteva tornare e dire sono stato rapito. Juan podía volver y decir que había sido raptado. Ah, Giovanni, lascia stare que habíamos visto pasar ese predi qua, como sei stato rapito. Dirían, Juan, no digas eso, te vimos pasar como ha sido raptado. Es el vero Giovanni que è stato rapito. Pero fue el verdadero Juan que fue raptado. Fratello Branham dice. Hermano Branham dice. Nel primo sigillo. Primer sello. La lasciamo stare, andiamo là. Continuemos. Ok. Apocalipsi 4. Apocalipsi 4. La chiesa è rapita. La iglesia è raptata. Da Apocalipsi capitolo 5. De Apocalipsi 5. Fino a Apocalipsi 19. Apocalipsi 19. Dio tratta con Israele. Dio tratta con Israele. Da Apocalipsi 19. De Apocalipsi 19. Fino a Apocalipsi 22. Hasta Apocalipsi 22. E Israele e la chiesa insieme. Israel y la iglesia están juntos. Questo è il piano del libro. Ese es el plano del libro. E vamos que andiamo avanti, lo toccheremo. Y a medida que continuemos lo vamos a tocar. Ok. Nell'opuscolo, nel sette epoche. En el mensaje, las siete edades. Branham dice questo. Branham dice lo siguiente. Le sette epoche. Las siete edades. Come sono descritte in Apocalisse 2 e 3. Como están descritas en Apocalipsis 2 y 3, comprendono tutto l'intero periodo della pienezza dei gentili. Comprenden todo el periodo de la plenitud de los gentiles. Oppure tutto il tempo nel quale Dio si occupa dei gentili per la loro salvezza. O también todo el tiempo en el cual Dios se ocupa de los gentiles para la salvación. Quando Dio voleva salvare i gentili. Cuando Dios quería salvar a los gentiles. Allora Dio ha aperto una dispensazione.
Dios abrió una dispensación que se llama le sette epoche della chiesa, que se llama las siete edades de la iglesia. Fuori dalle sette epoche della chiesa, fuera de las siete edades de la iglesia, Dios no trata con i gentili. Dios no trata con los gentiles. Fuori dalle 70 settimane di Daniele, fuera de las 70 semanas de Daniel, Dios no trata con Israel. Dios no trata con Israel. Mientras Dios trataba con los gentiles, mientras Dios trataba con los gentiles, Israel era en el buio. Israel estaba en la oscuridad. Allora Dios ha finito con los gentiles. Y Dios terminó con los gentiles. E ritorna da Israel. Y vuelve a Israel. Dunque, se Dios, tutto quello che Dio, todo lo que Dios ha da fare con i gentili, todo lo que Dios tiene que hacer, l'ha fatto nelle sette epoche della chiesa. Lo hizo en las siete edades de la iglesia. Fuori dalle epoche della chiesa, fuera de las edades de la iglesia, Dio non tratta con i gentili. Dios no trata con los gentiles. Dopo le sette epoche della chiesa, después de las siete edades de la iglesia, William Branham dice tutto quello che succede della parte dei gentili è il caos. Branham dice que todo lo que pasa del lado de los gentiles es solo caos. E per questo che nelle chiese non aspettate che Dio sia lì. Por eso es que en las iglesias no esperen que Dios esté ahí. Perché Dio ha cambiato posizione. Porque Dios cambió de posición. Dio non è più lì. Dios no está más allá. Dio ha lasciato la terra. Dios dejó la tierra. Ha lasciato le epoche della chiesa. Dejó las edades de la iglesia. Mi direte, ma è vero, fratello Frank? Ustedes dirán, es verdad, hermano Frank. Ma andiamo sempre a adorare. Vamos siempre a adorar. Fratello Branham dice la gente andrà in chiesa. Hermano Branham dice que la gente va a ir a la iglesia. Pregheranno come hanno sempre pregato. Orarán como siempre lo han hecho. Ma Dio non è più lì. Pero Dios no está más allí. E arriveremo su queste cose che sono un po' più forti. Y vamos a llegar sobre eso que son más fuertes. Quando Dio? Quando Dios? Quando è che Gesù è stato ucciso? Quando fue que Jesús fue matado? In che anno? En qué año? Nel anno 33. Fue en el año 33. In quell'anno, in ese anno, Israele ha dichiarato, declarò, che il suo sangue cade su di noi, dijo que su sangre caiga sobre nosotros, e sui nostri figli, y sobre nuestros hijos. Noi non abbiamo bisogno di lui. No tenemos necesidad de él. Dio ha chiuso con loro. Y Dios ahí cerró con ellos. Ma Israele continuava ad andare in chiesa. Pero Israel continuava yendo alla iglesia. Pregavano, oravano, cantavano, cantavano, portavano i sacrifici del tempio. Traían sacrificios en el templo. Ma Dio non è più lì. Pero Dios no estaba más ahí. Dio non è più lì. Dios no estaba más ahí. Dio ha finito con Israel. Dios terminó con Israel. Israel è entrato nel buio completo. Israel entró en la oscuridad. Io ho sempre detto qualcosa. Yo siempre he dicho algo. Non veniamo qui per dire che vogliamo salvare qualcuno, no. No venimos acá para decir que queremos salvar a alguien. Ma veniamo qua per dirvi come Dio vi ha salvato. Venimos acá para decirle cómo Dios nos salvó. Se tu sei salvato, si tú eres salvo, allora il piano della redenzione è aperto davanti a te. Entonces el plano de la redención está abierto delante de ti. Seguitemi bene. Allora quando Israel andava nel tempio, y cuando Israel iba al templo, pregavano, oravano, cantavano, cantavano. Oh Jehová Dio. Decían, oh, ti preghiamo, te rogamos, ti lodiamo, te alabamos. Ma Jehová no le ascoltava più. Pero Jehová no lo escuchaba más. Perché Dio è con i gentili. Porque Dios estaba con los gentiles. La dispensazione ebrea era finita. La dispensación hebrea había terminado. E Dio ha cominciato a trattare con i gentili. Y Dios empezó a tratar con los gentiles. E per trattare con i gentili, y para tratar con los gentiles, Dio ha messo le sette epoche della chiesa. Dios puso las siete edades de la iglesia. E le sette epoche hanno fatto quasi 2000 anni. Y las siete edades hicieron casi 2000 años. Dopo le epoche della chiesa, después de las edades de la iglesia, Dio non tratta più con le nazioni. Dios no trata más con los gentiles. Dio non tratterà più con le nazioni. Dios no tratará más con los gentiles. Leggete, fratello Branham. Le sette epoche. Las siete edades. Come sono descritte in Apocalisse capitolo 2 e 3. Como están descritas en Apocalipsis 2 y 3. Comprendono tutto l'intero periodo della pienezza dei gentili. Comprenden todo el periodo de la plenitud de los gentiles. E per spiegarlo meglio, Branham dice, oppure. Y para decirlo mejor, Branham dice, tutto el tiempo en el cual, todo el tiempo en el cual Dios se ocupa dei gentili.
Dios se ocupa de los gentiles per la loro salvezza. Para su salvación. Dunque per la salvezza dei gentili. Entonces, para la salvación de los gentiles. Dio ha messo le sette epoche. Dios puso las siete edades. Dopo le sette epoche. Después de las siete edades. Potete fare tutto quello che volete. Pueden hacer todo lo que quieran. Potete cantare come volete. Pueden cantar como quieran. Dio non è più lì. Dios no está más. Ha finito la festa con los gentiles. Ha terminado la fiesta con los gentiles. Y va ahora a tratar con Israel por 3 años y medio. Y él va a tratar con Israel por 3 años y medio. Y cuando finisce de tratar con Israel por 3 años y medio. Cuando termina de tratar con Israel. Ahora es Israel. Él y Israel. Es Israel. Israel. Y los gentiles. Y los gentiles. Diventano tutto caos. Se vuelven solo caos. Se andate en Israel hoy. Si ustedes van hoy a Israel. El lugar más sporco. Más sucio que existe en la tierra. Es el lugar más sporco que existe en la tierra. Es el lugar más sucio que existe en la tierra. Es ahí que habíamos los hombres más corruptos de la tierra. Ahí están los hombres más corruptos de la tierra. Es ahí que hacen el gay pride. Ahí hacen el gay. Gli omosessuali. Los homosexuales. Parlo, devono passare tranquilli, ballano sulle strade, tutto. Passano tranquillo y bailan en la calle. Tutto così. Todo de esa manera. I più grandi malvagi sono da quella parte. Los más malvados están en ese lugar. Perché è Israele e le nazioni diventano la stessa cosa. Porque Israel y las naciones se vuelven lo mismo. L'unica cosa che rimane sia per Israel. Que queda sea para Israel. Che per i gentili. Que para los gentiles. È il caos. Es el caos. La bomba atómica. La bomba atómica. La y todo termina. No hay más niente. No hay nada más. Oppure. O más. Tutto il tempo. Todo el tiempo. Nel quale Dio si occupa dei gentili. En el cual Dios se ocupa de los gentiles. Per la loro salvezza. Para la salvación de ellos. Dio per salvare i gentili. Dios para salvar a los gentiles. Ha messo sette epoche. Él puso siete edades. Fuori delle sette epoche. Fuera de las siete edades. Dio non salva più nessuno. Dios no salva a nadie. È lì dentro che Dio salva. Allí es donde Dios salva. Ah, potete dire, ma noi siamo gentili. Sì, tu sei un gentile. Ustedes pueden decir que ustedes son gentiles. Ma se Dio ha finito di trattare con i gentili. Pero si Dios terminó de obrar con ha los gentiles. Ha finito. Él terminó. Ha finito. Terminó. Andiamo avanti. Continuemos. Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 4. Estoy hablando del piano del libro. Les estoy hablando del plano del libro. Y cuando se sistemó el piano del libro. Y cuando veamos el plano del libro. Mi piacerebbe que me ricordate de questo piano nella vostra testa. Me gustaría que se recuerde de este plano en su cabeza. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Fino a Apocalipsis 3. Hasta el 3. Vi ricorderete? Se ricorda? Dio tratta con la Chiesa. Dio tratta ahí con la Iglesia. Apocalisse capitolo 4. Apocalisse 4. La Chiesa è rapita. La Iglesia è raptata. Apocalisse capitolo 5 fino al 19. Apocalisse 5 hasta el 19. Dio tratta con Israele. Dio tratta con Israele. Dal 19 fino al 22 Israele e la Chiesa insieme. Del 19 al 22 Israele e la Chiesa. Cercheremo di dettagliare un po' queste cose. Y vamos a tratar de poner el detalle. Ma io voglio darvi. Ora leggiamo Apocalisse 1. Ora leggiamo Apocalisse 1. Capitolo 4, Apocalisse capitolo 4, prima parte. Apocalisse 4, prima parte. Ora. Ora. Troviamo che l'Apocalisse è racchiusa in tre parti. Vemo che Apocalisse sta dividendo in tre parti. La prima sono i tre primi capitoli. Il primo sta nei primi tre capitoli. Che si riferiscono alla Chiesa. Che tienen que ver con l'Iglesia. Il messaggio. L'angelo. Agli angeli della Chiesa. A los ángeles de la Iglesia. E poi lei sparisce proprio nel terzo capitolo. Y luego desaparece en el tercer capítulo. Non appare più fino al 19 capitolo. Y no vuelve hasta el capítulo 19. La Chiesa, la Iglesia, sparisce. Desaparece. No se ne parla più. No se habla más de ella. Ma la próxima volta que sentirete parlare della Chiesa. Pero la próxima vez que escuchen hablar de la Iglesia. È in Apocalisse 19. Es en Apocalipsis 19. Dove vedete il re e la regina che tornano insieme. Donde cavallo tutti i cavalli bianchi. El rey y la reina que vuelven juntos en caballo blanco. Ricordatevi di questa cosa. Recuérdense de eso. Ora torniamo. Ahora vemos que el Apocalipsis, que Apocalipsis era dividida en tres partes. Está encerrada, está dividida en tres partes. La prima son los primeros tres capítulos. El primero es los primeros tres capítulos. Que se referiscono a la Chiesa. Que se tiene que ver con la Iglesia. Dunque, i tre primi capitoli. Los primeros tres capítulos hablan de la Chiesa. Hablan de la Iglesia gentil.
a capítulo 4. En el capítulo 4, la chiesa era la iglesia es raptada. Cuando la chiesa vale la gloria. ¿Y cuando la iglesia va en la gloria? Cuando Giovanni va en gloria. Cuando Juan va en la gloria. Ahora, fíjate, ahora te paro de ti. Dice, ahora te mostraré. Pero ¿qué sucederá en la tierra? Lo que va a pasar en la tierra. Cuando la esposa es raptada. Cuando la esposa es raptada. ¿Qué cosa remane a Dios a hacer en la tierra? ¿Qué le queda a Dios hacer en la tierra? Debe llamar los 144. Tiene que llamar los 144.000. Debe tratar con Israel. Tiene que tratar con Israel. De Branham dice el Apocalipsis capítulo 4. Dice que de Apocalipsis 4, 5, hasta 19. Hasta 19. La chiesa no es lì. La iglesia no está ahí. No troverete la esposa, la inmensa. No va a hallar a la esposa. La esposa no es lì. La esposa no está ahí. No, fratello. No, hermano. Se puede trovare la esposa, la inmensa. Ustedes ven la esposa en medio ahí. Ya habéis leído mal. Han leído mal la Biblia. La Biblia. Al contrario. El caballo va sobre la el caballo iría encima del árbol. Y no podemos hacerlo de esa manera. Aquí es el profeta quien habla. La prima. La primera. Son los tres capítulos. Son los primeros tres capítulos. Que se referiscono a la chiesa. Que hablan de la iglesia. El mensaje. El mensaje. El ángel. El ángel. Hay ángeles de la chiesa. A los ángeles de la iglesia. Y después les parece propio el ángel. Tercer capítulo. Y ella desaparece en el tercer capítulo. No aparece más fino al capítulo 19. Y no se ve más hasta el capítulo 19. Nel capítulo, nel 19 capítulo, en el capítulo 19, lei è tornata. Ella regresa. Dunque la chiesa torna al capítulo 19. Entonces la iglesia vuelve al capítulo 19. Ma dal capítulo 4. Pero del capítulo 4. Fino al capítulo 19. Hasta el 19. La chiesa non c'è là in mezzo. La iglesia no está ahí en medio. Ciò è qua dal capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, la chiesa non c'è. Ahí la iglesia no está. Perché tutto quello che succede là. Porque todo lo que pasa ahí. È nel periodo della grande tribolazione. Está en el periodo de la gran tribulación. E la grande tribolazione la sposa non c'è. Y en la gran tribulación la esposa no está. E per questo ho detto che anche la grande tribulazione va predicata correttamente. Por eso dije que la gran tribulación se predica correctamente. Dunque, perché se voi leggete tutto questo, ustedes ven todo esto, voi vedete una donna. Ustedes ven una mujer. Nel sole. En el sol. Ah, è la sposa. Branham dice no, non è la sposa. Branham dice che non è la sposa. No, fratello. No. Cercheremo di vedere le cose chiare. Trataremo di vedere questo chiaro. Ogni cosa deve essere messo al suo posto. Todo tiene que ser puesto en su lugar. Perché se voi prendete la sposa di Cristo. Ustedes toman la esposa de Cristo. E lo mettete da qui, in mezzo qui. Y lo ponen de aquí hasta acá. C'è qualcosa che non va. Hay algo que no funciona. No so se seguite il vostro profeta. No sé si sigue su profeta. Ok, vediamo ancora. Ora troviamo. Y ahora vemos. Che l'Apocalisse era chiusa in tre parti. Que Apocalipsis está encerrada en tres partes. La prima sono i primi tre capitoli. Los primeros son los primeros tres capítulos. Che si riferiscono alla chiesa. Que hablan de la iglesia. Il messaggio. El mensaje. L'angelo. El ángel. Agli angeli della chiesa. A los ángeles de la iglesia. E poi lei sparisce proprio là nel terzo capitolo. Y ella desaparece de ahí en el tercer capítulo. Non appare più fino al capitolo 19 capítulo. Y no aparece más hasta el capítulo 19. Nel 19 capítulo. En el capítulo 19. Lei è tornata. Ella vuelve. In questo tempo. Y en este tiempo. Dunque, cuando la chiesa va nella gloria. Cuando la iglesia va a la gloria. Ok, facciamo così. Apocalisse 1, 2, 3. Apocalipsis 1, 2 e 3. Dio chiama la sposa. Dio chiama la sposa. Ok. Poi Apocalisse 4, la sposa va qua. Facciamo così nella gloria. E in Apocalipsis 4 la sposa va alla gloria. E poi qua in mezzo. E qui in medio. Mentre la sposa è qui. Mientras la sposa sta in gloria. Il tempo qui in mezzo. L'Apocalisse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fino a 19. Da qualche parte. 19.
In questo tempo, Brana dice che in ese tempo Dio si occupa dei giudei. Dio se tratta con los judíos. Quando la chiesa è nella gloria, quando la iglesia está en la gloria, Dio si occupa dei giudei. Dio tratta con los judíos. È come il Dio della grande tribolazione. La gran tribulación. E vedremo anche che i sigilli. Y veremos que los sellos. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6. È nella parte dove non c'è la sposa. Está en la parte donde no está la esposa. Perché la sposa è già nella gloria. Porque la esposa está en la gloria. Allora i sigilli sono aperti mentre Dio tratta con Israele. Entonces los sellos son abiertos cuando Dios trata con Israel. E lo leggeremo perché l'ha detto fratello Brano. Y lo vamos a leer porque lo dijo hermano Brano. Okay. In questo tempo, en este tiempo, mentre la sposa è nella gloria, mientras la esposa está en la gloria, nel tempo di 3 anni e mezzo, en el tiempo de los 3 años, que la esposa è nella gloria, que la esposa está en la gloria, che sta facendo la festa delle nozze, que está en la fiesta de la boda, e che sta mangiando alla festa del matrimonio, que come la fiesta del matrimonio. E avevamo pensato che mangiare all'epoca era di sedere e mangiare pane e bere vino. Y creíamos un tiempo que comer era comer pan y vino. Ma abbiamo capito dopo che non è la pasta al forno che si mangia nella gloria. Pero entendimos que no hay pasta al horno que se come en la gloria. Ok, arriveremo su tutte queste cose qua. In questo tempo, en este tiempo, Dio si occupa dei giudei. Dio si occupa de los judíos. Ah, noi siamo poveri ora. Ah, nosotros somos pobres hoy. Ah, poi noi saremo ricchi della terra. Después seremos ricos de la tierra. Questi sono pensieri umani. Esos son pensamientos humanos. No. Non è che Dio ti darà l'oro domani. No es que Dios te va a dar oro mañana. Dio ha una sola cosa. Dios tiene solo una cosa. Che lui dà. Che él da. Che cosa è? Che è? La parola. La parola. La parola. E ancora un po' di più se insistiamo. La parola sì, lo credo. Lo Spirito Santo, voglio ancora qualcosa tu. Vi ricordate degli operai? Se ricordate degli operai? Che hanno lavorato ognuno a un certo orario. Cada quien tenía un certo orario, se ricorda? Gesù ha fatto una parabola. Gesù dio una parabola. Ha detto un uomo è uscito. Dijo un hombre salió. E ha chiamato degli operai a lavorare nel suo campo. Llamó obreros a trabajar en su campo. Alcuni hanno iniziato alle 7 di mattina. Uno empezaron a las 7 de la mañana. Poi hanno lavorato fino alle ore 17, vero? Y trabajaron hasta las 5. Alle 9. Y a las 9. È uscito sempre lo stesso padrone. Salió siempre el mismo jefe. Ha trovato alcuni. Encontró a alcuno. Ha detto venite a lavorare nel mio campo. A loro sono arrivati. Se fate meno 2, loro non hanno lavorato 9 ore o 10 ore. Sto facendo conto. Hanno lavorato quanto? Meno del primo. Ma alle 5 di pomeriggio. Però alle 5 della tarde. È uscito lo stesso padrone. Salió il mismo signor. E ha visto dei ragazzi che erano alla piazza. Vio un muchacho que estaba en la plaza. Ma che cosa fate là, non fare niente? Y él le dijo, ¿por qué están ahí haciendo nada? Nessuno ci ha dato niente da fare oggi. Ellos dijeron, nadie nos gustó hoy. Mandate nel mio campo. Dijo, vayan a mi amigo. E andate a lavorare. Y vayan a trabajar. E vi pago la giornata. Y les pago el día. E quelli là ne hanno chiamato alle 5 di pomeriggio. Y esos lo llamaron a las 5 de la tarde. Sono andati nel campo. Fueron al campo. Hanno lavorato quasi per un'ora. Trabajaron por una hora. E poi il padrone deve pagare. Y cuando el jefe tenía que pagar, ha pagato il padrone stesso. Pagó el jefe mismo. ¿Eh? Il padrone stesso ha pagato. El jefe mismo pagó. ¿Eh? Sí. El padrone stesso che ha dato i soldi a loro. Fue el jefe mismo que pagó. No. No, es parte de lo que lavorava. È stato il suo ragioniere. Fue su cierto. Lo vogliamo cercare, non mi ricordo il capitolo, ma lo possiamo vedere, forse lo troviamo. Non mi ricordo dov'è. Non mi ricordo dove sta. Ha chiamato il suo ragioniere. Per chiamò su ragioniere. Il ragioniere come si dice in spagnolo, fratello? Servo, servo, mi sembra che giustizia. Boh, non mi ricordo più il capitolo, se è Matteo da qualche parte, se lo trovate sarebbe bello che lo leggiamo, così lo mettiamo la parabola.
Ma va bene, so che conoscete la storia. Ha chiamato il suo ragioniere. Il padrone era lì. Il padrone lui stesso era lì. Il mismo signore stava. E ha chiamato il suo ragioniere. E chiamò a suo siervo. L'hai provato a parlare di ha chiamato il suo ragioniere. Chiamò a suo siervo. E lui ha detto. Ahora que comienza a pagar y o, operar. Y le dijo que empezara a pagar a los trabajadores. ¿Cuál es el capítulo? Mateo 20. Mateo 20. Ok, prendiamo Mateo 20. Parábola degli operai delle diverse ore. Es una parábola. Il regno dei cieli. Infatti è simile a un padrone di casa. Il regno dello cielo è semejante a un hombre del padre di famiglia. Che di buon mattino uscì per prendere la giornata dei lavoratori. Che salió por la mañana a contratar obrero para su viña. Per mandarli nella sua vigna. Per enviarlo a su viña. Conoscete la vigna di Dio. Conoscete la vigna di Dio. Conoscete il campo di Dio. Conoscete il campo di Dio. Paolo ha detto da qualche parte nel libro dei Corinzi. Paolo lo dijo en el Corintio. Que noi siamo il campo di Dio. Que nosotros somos el campo de Dios. Siamo la vigna di Dio. Somos la vigna de Dios. E Dio manda i suoi servitori nel campo. Y Dios manda a sus siervos en el campo. Per lavorare nel suo campo. A trabajar en su campo. Per predicare ai suoi figli. Para predicar a sus hijos. Per mandarli nella sua vigna. Para enviarlo a su vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Dunque Dio si è accordato con noi di un prezzo che lui deve pagare. Dio se puso di accordo che con nosotros che él pagaría un prezzo. Perché quando Pietro gli ha fatto la domanda. Porque cuando Pedro le hizo la pregunta. Noi abbiamo lasciato tutto. Nosotros hemos dejado. E te abbiamo seguito. Te hemos seguido. Gesù ha detto va bene. Eso Dio está bien. Avete lasciato tutto. Dejaron todo. Mi avete seguito. Me siguieron. Avete perso padre, madre e tutto. Perdieron padre, madre e tutto. Io vi darò padre, madre e tutto. Yo le daré padre, madre e tutto. Ma vi darò qualcosa ancora in più. Pero le daré algo de más. Che cosa ha promesso in più? Che prometió de más? La vita eterna. La vita eterna. È questo che Dio ha. Eso es lo que Dios quiere. Si ha accordato con tutti gli operai. Se puso de acuerdo con todos. Io vi darò qualcosa, la vita eterna. Que le daría algo, la vida eterna. La mia stessa vita. Mi propia vida. L'immortalità divina. La inmortalità divina. Io ve lo darò. Yo se lo daré. Lui si accordò con loro di quel prezzo prima di mandare nel suo campo. Él convino con ellos de ese precio antes de enviarlo a su viña. Versetto 3. El 3. Ucciso poi verso l'ora terza, cioè alle 9. Saliendo cerca de la hora tercera. Perché prima ora sono alle 6 di mattina. All'ora terza, alle 9. La primera hora es a las 6. Si quella tercera verán las 9. Ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. Y otros que estaban en la plaza desocupados. E disse loro: andate anche voi nella vigna. Les dijo, y también vosotros e io vi darò ciò che è giusto. Io daré lo che sia giusto. L'unica cosa che Dio ha di giusto è la vita eterna. Y lo único que Dios tiene de justo es la vida eterna. Ed essi andarono. Y ellos fueron. Uscito di nuovo verso l'ora sesta. Salió otra vez cerca de la hora sexta. Cioè al mezzogiorno. Eso es a mediodía. E l'ora nonna. Novena. Cioè l'ora nonna sarebbe le tre. Le tre di pomeriggio. Y a la salida de la hora novena se fece altrettanto. Y hizo lo mismo. Uscito ancora verso l'undicesima ora. Y saliendo cerca de la hora undécima. L'undicesima ora sarebbe? ¿Cuál sería la hora undécima? 18 o 17? Alle 5, dunque le 17. Okay. Entonces a las 5. Ne trovò altri che stavano disoccupati e disse loro. Encontró y saliendo halló a los que estaban desocupados y les dijo: es un buen datore de labor. Este era un buen jefe de trabajo. A las 5 asume. Él llamaba gente a las 5. Pero fratello, a las 5 asume y te paga la jornada. A las 5 te llama y te paga el día. ¿Por qué venestate aquí todo el giorno sin hacer nada? ¿Por qué estáis, le dijo, aquí todo el día desocupados? Essi le dissero: porque nessuno ti ha preso la jornada. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. E gli disse loro, él les dijo, andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Poi fatosi sera,
Quando llegó la noche? Quando arriviamo alla sera? Quando llegamos a la noche? E la sera sappiamo che è il tempo della fine. Y la noche sabemos que es el tiempo del fin. È la sera che Eliezer è arrivato al fiume. Fue en la noche que Eliezer llegó al río. Quando arriviamo alla sera del mondo? Quando llegamos a la noche del mundo? Poi fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore. El señor de la viña dijo a su mayordomo. Ha detto a suo maggiordomo. Dijo a su mayordomo. Non ha pagato lui stesso. No pagó él mismo. No, lui ha dato al maggiordomo l'ordine di pagare. Él dio al mayordomo la orden de pagar. È il maggiordomo che ha pagato tutti. Fue el mayordomo que pagó todo. Non è lui stesso. No fue él mismo. Perché la vita eterna. Porque la vida eterna. Dio l'ha rimesso a suo maggiordomo. Dios la dio a su mayordomo. E il maggiordomo ora deve dare la vita eterna a tutti voi. Y él tiene que darle la vida eterna a todos. E per questo che credo che il maggiordomo di Dio. Aveva la pienezza della vita eterna in sé. Tenía la plenitud de la vida eterna. E l'ha seminato negli opuscoli. Y la sembró en los mensajes. In modo che quando voi leggete gli opuscoli. De manera que cuando ustedes leen los mensajes. Qualcosa colpisce il vostro cuore. Algo este golpea su corazón. E tu dici. Y tú dices. Qualcun altro può leggere la stessa cosa. Otro pudiera leer lo mismo. E non gli farà effetto. Y no le hace efecto. Ma come tu sei parte di lui. Pero como tú eres parte. Allora tu ricevi il tuo stipendio. Tú recibes tu salario. Fatto ti sera. Y hecho ya no. Il padrone della vigna, el señor de la viña, dice al suo fattore, dijo a su mayordomo, chiama i lavoratori, llama a los obreros, e paga loro il salario, y págales el jornal. Ah, come fa Abraham a pagare Paolo? Paolo è già morto. Come fa Abraham a pagarle Paolo? Paolo fa Paolo a pagare Ireneo? Come hace Paolo a pagarle Ireneo? Miriam Branham dice sono tutti. Con noi questa sera. Branham dice, están todos aquí con nosotros esta noche. Posso vedere quel fratello seduto lì? Dice, puedo ver a aquel hermano sentado ahí. Ah, quel fratello lì era morto, ma lo vedo. Ma gli altri non lo vedevano. Él miraba a los hermanos, pero los demás no. È venuto anche lì alla festa dell'agnello. Él vino a la fiesta del cordero. Paolo era venuto alla festa. Paolo vino alla festa. Ireneo era la festa. Ireneo estaba. Abraham era la festa. Abraham estaba. Erano tutti presenti. Todos estaban ahí. Ah, fratello Frank, ma noi non vediamo i morti. Ustedes dirían, no vemos los muertos. ¿Con qué cosa se ve? ¿Y con qué se ve? ¿Cuál es el miembro del cuerpo que ve? ¿Cuál es el miembro en el cuerpo que ve? L'occhio. ¿El occhio chi è? Los ojos. ¿Y el ojo quién es? Il profeta. Es el profeta. È il profeta che vede. Es el profeta. ¿Qué cosa vuoi vedere te? ¿Qué quiere ver tú? William Brown dice, credete tutto quello che avete sentito e visto nelle opuscoli, credete. Branham dice, crean todo lo que han visto y escuchado. Branham dice, sono tutti qui. Branham dice, están todos acá. Le vedo io. Yo lo veo. Ok. Fatto si sera. Y se hizo de nuevo. Il padrone della vigna. El señor de la viña. Dice a suo maggiordomo, a suo fattore. Dijo a su mayordomo. Chiama i lavoratori e paga loro il salario. Llama a los obreros y paga el jornal. Cominciando dai ultimi fino ai primi. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Dunque sono gli ultimi che hanno cominciato a ricevere lo stipendio. Y fueron los últimos que empezaron a recibir el. Quelli della undicesima ora. Los de la hora undécima. Che hanno lavorato poco. Que trabajaron poco. L'epoca di la Odissea. La edad de la Odisea. È l'epoca che ha lavorato poco. Es la edad que trabajó poco. Perché è l'epoca più corta. Porque es la edad más corta. Porque William Brown dice, la época más corta es la época de la Odisea. Pero dice, la edad más corta es la edad de la Odisea. ¿Lo credete? Lo creen. Y por eso que estoy esperando los fratelli. Por eso espero los hermanos. Que no creen que la Odisea ya ha finito. Que no creen que la Odisea ha terminado. Porque Paolo, la época más corta después de la Odisea, ¿cuál es? Porque ¿cuál es la edad más corta después de la Odisea? Éfeso. Perché Efeso iniziò 53 e finisce quando? Efeso empezó nel 53 e terminò? 170. In 170. Allora se facciamo 170 meno 53, quanto fa? 100 qua 7 6 1 117 anni. Sono 117 anni. Oh, se noi prendiamo la Odissea iniziò 1906. Siamo in 2019, vero? Siamo nel 2019. Allora, 1, 4, 3, 1. Quanto è? Ma non mi ricordo più, non faccio più bene a te.
1906. Ok, 3, 1, 1. Siamo già 113 anni. Stavo pensando. Oh, Branham, mentre era vivo, ha detto che la Odissea era già finita. Dijo que la Odisea había terminado. Ma i fratelli dicono no, la Odisea continua ancora. No, la Odisea è finito. Che la Odisea continua, però la Odisea è terminata. L'epoca più corta, la età più corta, è per questo che se voi, se andiamo avanti, si continuiamo, e che arriviamo a 117 anni che sono uguali, perché sono andiamo avanti. 117 anni, perché sai che vamo a arrivare. Dirò a tanti fratelli di deporre un muscoli di uscire dal messaggio. Le direi a muchos hermanos que pongan los mensajes y salgan del mensaje. ¿Qué están haciendo de fratello Branham un falso profeta? Porque hacen del hermano Branham un falso profeta. Porque Branham dice que la Odisea ya finito. L'epoca più corta. Ya terminó la edad más corta. Es l'epoca de la Odisea. Es la edad más corta, es la edad de la Odisea. Es l'epoca pentecostal. Es la edad pentecostal. Es l'epoca più corta. Es la edad más corta. ¿Me seguite? ¿Me siguen? Es l'epoca più corta. Es la edad más corta. Allora hanno cominciato a pagare. Leggiamo un po'. Poi quando ci sera e avendose il hecho del día, il padrone della vigna dice al suo fattore, chiama il lavoratore e paga loro il loro salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Dunque parlando della Odissea, fino all'epoca di Paolo, hasta l'età di Paolo, e venuti quelli dell'undicesima ora ricevettero ciascuno un denaro. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Sono contenti. Entonces estaban felices. Hanno lavorato un'ora, hanno preso un denaro. Trabajaron una hora y tomaron un denario. Qué buen patrón. Qué buen jefe. La vida eterna. La vida eterna. Habíamos lavorato solo. Trabajamos solo por una hora. Solo por 50 años. Solo por 50 años. La Odisea no duró más de 50 años. Porque es la época más corta. La Odisea no duró ni aún 50 años. El fratello Branham dice que la Odisea inició en 1906. El hermano Branham dice que la Odisea empezó en 1906. En 1909 Branham es nato. Branham nació en 1909. La corona de fuoco se ha spostato del pentecostale e andato in Kentucky. Ha dimenticato il pentecostale. La corona de fuego se fue de los pentecostales y se fue a del hermano Branham. Ma le leggiamo la parabola. Pero leamos la parabola. Ok. E venuti quello dell'undicesima ora, y a venir los que habían ido cerca de la ricevettero ciascuno un denaro. Recibieron cada uno un denario. Ok. Quando vennero i primi, y al venir también los primeros, pensavano di ricevere di più. Pensaron que habían de recibir más. Ma che cosa Dio può dare di più? Pero qué te puede dar de más Dios? Tutto quello che Dio ha da dare. Todo lo que Dios tiene de dar. È la sua stessa persona. È sua propria persona. La vita eterna. La vita eterna. Non di più. No más. ¿Qué cosa potete ricevere di più da Dio? ¿Qué puede recibir de más? Lui è eterno. Él es eterno. Allora l'unica cosa che può darvi è la vita eterna. Lo único que puede darles es la vida eterna. Quando vennero i primi, quando vinieron los primeros, pensavano di ricevere di più. Pensaron que habían de recibir más. Ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa. Y al recibirlo mormoravano contro il padre della famiglia. A noi ci hanno tagliato. A nosotros nos cortaron. A noi ci hanno buttato fuori. Nos echaron fuera. A noi se abbiamo adorato, non avevamo anche la luce elettrica. Adoramos y no teníamos aún luz eléctrica. I romani ci cercavano dappertutto e ci uccidevano. Los romanos nos buscaban por todos lados para. Abbiamo sofferto. Hemos sufrido. I nostri capelli li hanno messo, i catrame dentro hanno messo il fuoco. Echaron brea en nuestro cabello y le pusieron fuego. Noi facevamo viaggi a piedi e tanti chilometri. Viajábamos por muchos kilómetros a pie. Loro hanno una macchina climatizzata tutto, ma aria condizionata e prendono lo stesso stipendio come noi. Ellos tienen carro, aire condizionato y todo y toman el mismo sueldo. Ma Dio ha solo la vita eterna. Pero Dios tiene solo la vida eterna. È l'unica cosa che Dio ha. Es lo único que Dios tiene. Più di questo non ha. Más de eso no tiene. No sé si me capito. No sé si me entiendes. Porque lui stesso è eterno. Porque él mismo es eterno. Un uomo non può dare quello che ha. Un hombre no puede dar lo que no tiene. È quello che lui è, l'ha dato. Lo che él es, lo dio. William Branham dice che en el jardín del Edén. Dio ha dato se stesso per proteggere Adamo. Dio se dio sí mismo para proteger a Adamo. E Dio stesso è la parola. Y Dios mismo es la palabra. Allora, dicendo, questi ultimi,
siendo estos postreros, hanno lavorato solo un'ora, han trabajado una sola hora, e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ma egli rispondendo disse a uno di loro, y él respondiendo dijo a uno de ellos, amico, amigo, io non ti faccio alcun torto. Non te hago gravi. Non ti sei accordato con me per un denaro. Non conviniste conmigo in un denaro. Prendi ciò che è tuo e vate. Toma lo che è tuo e vesti. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio. Non mi è lecito fare de lo que quiero con lo mío. O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Così gli ultimi saranno i primi. Así los primeros serán postreros. E i primi ultimi. Y los postreros. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Ok. Allora è stato il suo maggiordomo. Entonces fue su mayordomo. Che ha distribuito la vita eterna. Que dio la vida eterna. Allora la chiesa sparisce. Al capítulo 3, y lo vendiamos de nuevo al capítulo 19. Y la vemos de nuevo en capítulo 19. Ma in mezzo, per medio, Apocalipsis 4, 19, Dios trata con Israel. Dios trata con Israel. Es el periodo de la grande tribulación. Es el periodo de la gran tribulación. Y la chiesa non c'è. Y la iglesia no está. La esposa no c'è. La esposa no está. Allora, fratello, entonces, ma dobbiamo capire bene. Hay que entender bien el plan. Y no meter las cosas en un ordine sparso. Y no poner estas cosas en lugares diferentes. Allora, que finiamo questo. In questo tempo. Y en este tiempo. Dios se ocupa de los judíos. Dios se ocupa de los judíos. Allora en poi. Y de ahí en adelante. E tra la venuta della grande città di Gerusalemme. Y en la venida de la gran ciudad de Jerusalén. E il sudderà del popolo di Israele. Y el sellar al pueblo de Israel. E così via al tempo della fine. Y eso al tiempo. Leggiamo le istruzioni di Gabriele a Daniele. Leggiamo secondo la festa delle trombe. Il messaggio della festa delle trombette. Ora ho cominciato a fare attenzione. Ora empecé a poner atención. Alla predicazione delle sette epoche della Chiesa. Alla predicazione delle sette edade dell'Iglesia. Che è il modello. Che è il modello. Ora previsione di tutto. La previsione di tutto. Che Dio avrebbe fatto per le Chiese. Que Dios habría hecho para las iglesias. E a través de las iglesias. Y a través de las iglesias. E colocándole en la loro posición. Y colocándolas en su posición. I primi tre capitoli del libro di Apocalisse. Los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis. Rivelan tutti gli avvenimenti alla chiesa. Revelan todos los sucesos a la iglesia. Quindi. Entonces. Dal terzo capitolo. Del tercer capítulo. Al diciannovesimo capitolo di Apocalisse. Al capítulo 19 de Apocalipsis. Non si vede altro della chiesa. No se ve más que la iglesia. La chiesa sale al capitolo al quarto capitolo di Apocalisse. La iglesia sube en el capítulo 4 de Apocalipsis. E torna indietro al diciannovesimo capitolo di Apocalisse. De nuevo al capítulo 19 de Apocalipsis. La sposa e lo sposo insieme. La esposa y el esposo juntos vengono sulla terra. Vienen a la tierra. E poi dal capitolo 19 alla conclusione del 21 capitolo. Y después del capítulo 19 a la conclusión del capítulo 22. È tutto sul millennio. Es todo sobre el milenio. E ciò che avverrà negli ultimi anni che devono seguire. Y lo que vendrá en los últimos años que seguirán. Durante il 4 fino al 19. Durante el capítulo 4 hasta el 19, Dios trata con Israel. Dios trata con Israel. Cioè, 144. Eso es los 144,000. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén.